ho sentito proprio un richiamo potente degli alberi quando c'è stata la tempesta Vaia. Ho proprio il ricordo di quella notte in cui li sentivo come urlare, come se urlassero aiuto proprio, come se chiedessero a chi poteva ascoltarli di essere veicolo di un messaggio di riconnessione proprio con la natura e di riconnessione con se stessi come parte della natura. Sono nata in Barca Monica, vicino a questi boschi. Con questa terra ho un rapporto un po' conflittuale, diciamo, dall'adolescenza, che mi ha portato ad allontanarmi da questi luoghi. Però negli anni poi ho sempre sentito un forte richiamo proprio alle origini. Ho cominciato a lavorare con il legno perché mio nonno era un falegname. Le maraconde sono proprio un cammino mio, anche personale, di riconnessione molto forte sia con le mie origini che con i boschi, la natura e con questa terra che ha una forza, secondo me, molto potente. Le maraconde sono legni a cui do vita, sono legni principalmente di recupero che ho recuperato negli anni dalla falegnameria di mio nonno, ci teneva a tenere ogni pezzettino, e tondi recuperati dal legno principalmente degli alberi caduti dopo la tempesta Vaia. Maraconde è una parola che mi ricorda l'infanzia. Era una parola che diceva spesso mio papà quando ero bambina. Quando gli chiedevo cosa si mangia oggi, lui mi rispondeva maraconde. Significava, nel nostro gergo, diciamo, familiare, un piatto prelibato che non esiste. Questo suo non essere definito ha ispirato, diciamo, il mio mondo. Tutto il mio creare è proprio svincolato da bozzetti. Lavoro direttamente sul legno ed è come un dialogo tra me e il materiale stesso, che è vivo comunque, quindi mi ispira nel momento in cui ci lavoro. Rappresenta proprio il mio modo di creare e in realtà un po' di vivere anche così, un po' seguendo quello che c'è in quel momento, ecco. Ho studiato all'Accademia di Belle Arti, arti visive. Per un periodo ho lavorato principalmente con la pittura, anche un po' con la fotografia. Prima di dedicarmi alle maraconde ho frequentato l'ambiente, diciamo, artistico bresciano. E poi, appunto, nel 2012 ho sentito più un richiamo verso una forma di artistica più legata all'artigianato. E quindi mi sono avvicinata al nascente movimento handmade italiano e quindi ho frequentato diversi mercatini che mi hanno permesso di conoscere molte persone nell'ambiente. Dal 2019 il mio lavoro è quello dell'artista artigiana, quindi le maraconde sono diventate il mio lavoro principale. Il mio primo lavoro sono state delle spille ispirate comunque alla natura e sono nate quasi per caso da dei rametti che avevo trovato nel bosco su cui ho iniziato a dipingere. Dopo le spille ho iniziato a dipingere su dei pezzi sempre più grandi di legno. Le tipologie principali dei miei lavori sono i tondi e i burattini. Entrambe le tipologie vengono realizzate anche sotto forma di ritratti, che sono i legni di famiglia, dei ritratti delle persone da fotografia. Il tema dell'infanzia è anche un tema molto ricorrente nei miei lavori e diciamo che è un po' partito da questo giocattolo di quando ero piccola, perché comunque ho capito che in me è rimasta una connessione molto forte con tutto l'aspetto comunque giocoso o dell'immaginario più infantile. Mi piace riportare l'attenzione degli adulti anche a questi temi più legati alla fantasia, a un aspetto di libertà e di leggerezza che purtroppo poi si perde in molte persone crescendo.
Per quanto riguarda la sostenibilità, per me è fondamentale il tema del recupero, sia dei materiali che utilizzo per le mie creazioni, ma anche per gli imballaggi. E quindi recupero le scatole che utilizzo per le spedizioni e il pluriball per gli imballaggi da dei negozi che altrimenti le butterebbero. E quindi preferisco piuttosto di comprare materiale nuovo che può essere sostenibile, ma è comunque prodotto apposta per l'imballaggio. Preferisco recuperare quello che è già in circolo e quindi riutilizzarlo il più possibile. Mi sento sempre in un cammino di ricerca. Negli anni ho preferito utilizzare dei colori accesi che mi riportano immediatamente al tema dell'infanzia, che è uno dei temi portanti del mio lavoro, e utilizzo dei colori ad acqua. Però, essendo io in costante ricerca e negli ultimi mesi, ho cominciato uno studio dei colori per avvicinarmi ai colori naturali, quindi a crearli da me e utilizzando terre o comunque foglie e fiori, e quindi in questo modo avvicinarmi sempre di più a quelli che sono i miei valori e la filosofia che alimenta la mia vita.